di te, ma sì, fermo io, dai. FIAB organizza tutti gli anni una bici staffetta su un percorso che viene scelto proprio per incentivare il cicloturismo. Questa tappa di oggi era da Genova a Sestri Levante, utilizzando anche il trenino di Casella che ci è servito per passare in realtà in una zona collinare, montuosa, perché poi abbiamo fatto la Val Fontana Buona e siamo arrivati a Sestri Levante. Beh, Sestri Levante è assolutamente molto accogliente. Un piccolo problema, in realtà non troppo piccolo, sono le gallerie di Sant'Anna. E lì l'amministrazione oggi ci ha confermato che ci stanno lavorando e comunque ci saranno dei progetti per cercare di superare quel tratto. È un percorso che viene anche dall'amministrazione precedente, ma che noi abbiamo consolidato. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato un altro tratto all'interno del Parco Mandela e siamo freschi vincitori della bandiera sulla ciclabilità, che ci ha reso veramente orgogliosi. Naturalmente ci ha anche stimolato ad andare avanti, a completare i collegamenti che ancora mancano e quindi cercare di mantenere ma anche sviluppare la rete ciclabile, che è già piuttosto estesa tra Riva Trigoso e Sestri Levante. Importante anche la presenza di altri amministratori come il sindaco di Chiavari per pensare a un sistema ciclabile di territorio e sognare un collegamento a Sant'Anna che veramente unisca le tre cittadine del Tiguglio orientale. Credo che valga la pena, ci sono anche tante firme, migliaia di firme che ci spronano, valga la pena indagare fino in fondo un progetto, capire se ci sono risorse, se c'è una fattibilità in sicurezza, perché davvero restituirebbe un valore aggiunto anche turistico paragonabile alla ciclovia del Ponente o altre ciclovie che sono turisticamente davvero rilevanti.